La visita fisioterapica si svolge con un primo colloquio con il paziente sulle sue abitudini di vita, lo sport che svolge, il suo lavoro che può influire anche sulla patologia, abitudini alimentari. Poi facciamo una valutazione completa, prima con un'osservazione globale del paziente e poi con una valutazione un po' più specifica. Nella seconda parte elaboriamo un piano di trattamento specifico per ogni paziente e ogni problematica, in cui ci poniamo degli obiettivi a corto, medio e lungo termine. In un primo tempo cerchiamo anche di sollevare il dolore del paziente con delle tecniche varie di massaggi, di stretching, di mobilizzazione passive e poi in un secondo tempo facciamo fare della mobilizzazione un po' più attiva con del rinforzamento muscolare e un lavoro sull'equilibrio e la propriocezione.